Da ieri attivi a Chieti due asili comunali, Riccio e la Volpe di via Miterno a gestione diretta e il Nido Bambi in via Nicola Buracchio a Madonna del Freddo, dato in affidamento in concessione alla cooperativa Piccoli Passi Bio di Miglianico. Il sindaco Diego Ferrara, presente con l'assessore alla pubblica istruzione Teresa Giammarino al taglio del nastro del Bambi, fa il punto della situazione sulle strutture che ospitano i più piccoli, facendo riferimento anche ai fondi PNRR destinati agli asili. Non solo, il primo cittadino annuncia la realizzazione prossima di un asilo al villaggio mediterraneo. E per quanto riguarda i fondi, non ci sono solo i fondi PNRR, ma qual è la situazione? Per quanto riguarda il Riccio La Volpe abbiamo ottenuto un fondo regionale di 104.000 euro per ristrutturazioni esterne e abbiamo partecipato. E vinto un bando del PNRR di altri 100.000 euro che andranno sulla gestione del nido e investiremo, prosegue il sindaco, sul personale. Non solo dunque i fondi del PNRR, perché c'è un ulteriore bando. Ci permetterà di costruire quindi ex novo un asilo presso il villaggio del Mediterraneo. Assessore, tra poco si riparte, si torna sui banchi. Qual è la situazione scuole a Chieti? Allora, diciamo che sostanzialmente siamo abbastanza tranquilli questo anno perché pare che il Covid, diciamo, si sta attutendo e per cui non ci sono a livello ministeriale dei decreti o altro da dover contemplare tranne alcune linee guida. Quindi rientriamo in sicurezza lo stesso con tanta reazione, sempre mantenendo un po' di distanziamento, con criteri sempre da alleggerire ma non da togliere del tutto per la sicurezza dei ragazzi e dei bambini stessi. Volevo parlare anche di altre cose, soprattutto di manutenzione ordinaria che attualmente noi del Comune stiamo affrontando unitamente all'assessore ai lavori pubblici, che sicuramente questa volta stiamo dando un forte impronta di cambiamento.